Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Voglio approfittare di questo momento per fare una riflessione e andare a riagganciarmi al video che avevo pubblicato precedentemente, cioè su come cercare di andare a costruire la propria libertà finanziaria. Uno dei punti che avevo sottolineato in quel video era di cercare di investire energie nella nostra capacità di accumulare risparmi e quindi andare a risparmiare almeno il 10% delle nostre entrate. Questo però, diciamo, va in conflitto con quello che la società un po' pretende da noi, cioè che ci spinge a continuare a consumare anche più di quello che possiamo permetterci di spendere. Ed è proprio su questo su cui voglio andare a concentrarmi. Infatti, anche se vedete la storia dei video che ho fatto alcuni anni fa, ma anche pensando al periodo attuale, sono un consumatore abbastanza accanito di prodotti tecnologici e proprio negli ultimi anni però sto cercando di smorzare questa necessità. E questo l'ho capito quando ho cominciato ad addentrarmi nel mondo degli investimenti. Se infatti andiamo a comparare, diciamo, un investimento ipotetico in uno smartphone da 1500 euro e la stessa cifra in un investimento in asset finanziari, qui in sovraimpressione magari vi pubblico la slide che ho disegnato un po' per aiutarmi in questo ragionamento, si può vedere com'è la differenza di questi tipi di investimenti. Vediamo che nel giro di 4 anni il valore di un prodotto tecnologico tende molto facilmente a zero, mentre comunque un asset finanziario con un rendimento teorico del 7% può arrivare molto vicino ai 2000 euro grazie anche all'interesse composto. È anche vero che nei giorni di 4 anni l'interesse composto non pesa moltissimo. Un'osservazione che si potrebbe fare è che comunque gli investimenti in prodotti finanziari comportano comunque una dose di rischio non trascurabile e che quindi il valore investito potrebbe anche tendere a zero. Però è anche vero che se andate a vedere qual è il valore di un investimento in un prodotto tecnologico, io qui parlo di un prodotto tecnologico ma potrebbe essere anche un'automobile, che è ancora peggio se vogliamo vedere, perché comunque comporta dei costi di manutenzione, delle tasse, un'assicurazione, tutti gli altri costi aggiuntivi che comunque impoveriscono la nostra capacità di produrre risparmio. Comunque, chiusa parentesi, alla fine il risultato finale dopo 4 anni è esattamente lo stesso, anche nel caso il prodotto finanziario si riveli fallace, quindi con un valore rispetto a zero. Quindi comunque, se andiamo a scrivere un'equazione in cui noi andiamo a considerare il rischio del prodotto finanziario rispetto al suo rendimento atteso, comunque questo sarà sempre maggiore rispetto alla stessa cifra investita in un prodotto tecnologico. E quindi, quando è giustificato, secondo me, l'acquisto di un prodotto tecnologico? Uno, se ci possiamo permettere di farlo, che comunque abbiamo altre rendite e comunque siamo tranquilli sul piano finanziario, allora i soldi naturalmente ognuno li spende come vuole, non voglio assolutamente fare alcun tipo di morale. Il secondo discorso invece è quando noi vogliamo usare questo prodotto tecnologico non come uno strumento passivo, ma quando invece vogliamo usarlo come uno strumento attivo. In questo caso voglio provare a fare un esempio. Io ho comprato un iPhone 12 Pro Max proprio perché la Reflex era un po' ingombrante per me, quindi ho deciso, anche se non avrò gli stessi risultati in termini qualitativi, però mi prendo uno strumento compatto che mi permette di produrre contenuti ovunque io sia. E quindi, anche se la spesa comunque è elevata, appunto ho speso circa 1500 euro, il mio scopo è che entro i prossimi 4 anni cercherò di ammortizzare questa spesa portando delle rendite. Oppure, qui dietro di me naturalmente vedete un MacBook Pro, adesso non mi ricordo più quanto ho speso, però oltre 3000 euro, e anche in questo caso poi è anche vero che
Insomma, il mio lavoro è proprio comunque lavorare con architettura e software, quindi in questo caso non lo uso solo come strumento ludico, a parte che non va bene come strumento ludico, però lo uso proprio come strumento per andare a cercare di produrre del reddito. Quindi mi sono detto, mi voglio concedere quello che era la fascia high-end per un laptop. E a partire da questo, cercherò di realizzare, diciamo, la mia iniziativa imprenditoriale. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo tipo di video. La mia idea è quella di accompagnare video più tecnici, quindi per imparare un mestiere che possa produrre valore, a altri video un po' tipo questo che vogliono un po' anche raccontare il mio percorso in ambito sia imprenditoriale sia di investimenti personali. Alla fine lo scopo è sempre quello, in avere tanti strumenti, un portafoglio di strumenti per cercare di raggiungere la libertà finanziaria con esempi concreti. E soprattutto senza vendere fuffa, ma in primo luogo cerco di sperimentare su me stesso in tempo reale le metodologie che appunto servono a raggiungere questi scopi, cercando di creare valore anche per chi mi ascolta. Questo è il mio proposito. Va bene, vi ringrazio e ci sentiamo nei prossimi video. Stay tuned, ciao!